È uno dei pochi primati positivi di Roma e quasi nessuno lo conosce. La capitale è prima in Italia per il numero di imprese al femminile, 102.291 aziende create e gestite da donne, il 7,6% del totale. Sono questi i numeri il punto di partenza del convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Roma l'8 marzo. Tra tradizione e innovazione le imprenditrici si raccontano, il titolo dell'incontro. E il primato romano colpisce proprio perché le imprese femminili sono aumentate nel momento di crisi del settore. Sono oltre 11.000 le imprese femminili giovanili e oltre 14.000 quelle di proprietà di donne straniere. Altri due primati che dovrebbero far pensare. Noi come Comitato per l'Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio di Roma ci teniamo proprio a promuovere quello che è un po' l'aspetto di motivazione all'attività imprenditoriale e comunque all'attività lavorativa delle donne. Quindi oggi è un convegno, devo dire, molto affollata, sono veramente contenta appunto che ci sia tanta gente, perché parleremo anche di quello che è importante, cioè seminare la motivazione nelle donne, nel fare impresa, nel lavorare, quindi nell'essere parte, diciamo, ovviamente molto importante all'interno del territorio lavorativo italiano. Il terreno sul quale c'è ancora da lavorare in città è quello del contesto sociale e normativo che ancora impedisce a molte imprenditrici potenziali di lanciarsi in un'impresa. Manca il contesto. Sappiamo che le imprese, soprattutto le piccole imprese, che sono la grande maggioranza delle imprese del nostro territorio, vivono di contesto. Un contesto positivo per un'impresa normale la lancia. Ecco, le donne, le quali già hanno difficoltà spesso in famiglia, nelle attività relazionali, vivono ancora peggio, diciamo, questo tipo di contesto. Nonostante i numeri ci dicono che molte donne nella nostra città hanno intrapreso l'attività economica. L'8 marzo delle imprenditrici è dedicato quindi alle conquiste fatte e soprattutto a quelle ancora da raggiungere.